Salve a tutti, stasera siamo all'ambasciata italiana, c'è Federico Fagiani che, se vi ricordate, ha fatto con me un episodio qualche anno fa di Italiani in Giappone. Lui è un allenatore di pallavolo. Siamo qua stasera perché è un po' una festa dello sport e c'è il MotoGP, in questi giorni c'è la Ducati con la Panigale qua, V4 che è qui fuori, che c'è anche all'entrata. E se vieni qua, Federico, anche tutta questa serata, Mister Zaccheroni c'era, con cui ho fatto una foto, io sono per il Milan, è stato veramente emozionante, ma soprattutto stasera hanno fatto un ricordo di Totò Schillaci, questa è la maglietta del Giubileo Iwata. Quanti anni hai te? Io sono giovane, 33. Quindi te, Italia 90, avevo 10 anni, quindi ti eri più giovane. Sì. Sono molto più giovane. Quindi non è che te lo ricordi tanto bene? Non ricordo, non sono... ho seguito dai video, diciamo. Sì. Ma ero... Però è stata sicuramente un'emozione per gli italiani, per tutti gli italiani. Ovviamente io vivo in un mondo... differente. Ora alleni, scusa, hai allenato Nagoya, adesso Nagoya con J-Tech, adesso sono a Sapporo con l'Hokkaido Yellow Star, siamo proprio al centro di Sapporo e una nuova esperienza, il mio sesto anno qua in Giappone. Sì. E questa qua, vedete, è la maglietta di Totò Schillaci, del Giubileo Iwata, con il suo c'era prima, no, i responsabili del Giubileo Iwata che hanno fatto proprio anche un discorso estremamente toccante su quanto Totò Schillaci sia stato importante per il calcio giapponese, che praticamente tantissimi di quelli che poi hanno seguito le sue orme al Giubileo Iwata e grazie a Totò Schillaci sono diventati dei grandi attaccanti. Qui abbiamo anche la Panigale, eccola qua, su questa splendida cornice dell'ambasciata italiana, guardate qua. Ho fatto il video l'anno scorso insieme all'ambasciatore Benedetti, in cui vi ha spiegato appunto la bellezza di questa ambasciata. Veramente bella, guardate anche l'interno, l'abbiamo fatto l'anno scorso, qui c'è anche altre magliette, perché è proprio una festa dello sport, c'erano anche i responsabili del Comitato Olimpico Giapponese, guardate che bella che è l'ambasciata, adesso non c'è nessuno qui dentro, quindi posso anche fare il video. Tra l'altro il Mister Zaccheroni ha fatto un discorso veramente molto bello su la sua esperienza qua in Giappone. Devo dire che è sempre bello venire qui e grazie a Francesco, che ora gli farò dire due parole a Francesco Cannito dell'ambasciata. Prima tra l'altro c'erano anche Bassanini e Morbidelli della Ducati, adesso vado appunto a trovare Francesco Cannito. Oh, ritorniamo qui in questa bellissima venue con la nuova Panigale. Francesco, della festa dello sport. Abbiamo celebrato stasera la festa dello sport italiano nel mondo qui a Tokyo in collaborazione con Ducati, in particolar modo il Ducati Team Corse. Questo fine settimana si corre il Gran Premio di MotoGP a Moteghi. Abbiamo avuto l'onore di avere stasera anche il mister Alberto Zaccheroni, sì, che ha detto prima, 4 sì, anni, bravissimo, è una testimonianza umana, devo dire, bellissima, di grande affetto nei confronti del Giappone e siamo molto contenti di aver realizzato la prima giornata dello sport qui a Tokyo con queste eccellenze del Made in Italy e davvero siamo davvero molto orgogliosi. Grazie Francesco, al prossimo dal Giappone. Alla sembri prossima. C'hai un po' d'aureola sopra. Perfetto, ma più bello il giardino. Sì, il giardino molto bello. Il giardino e l'ambasciata. Con la Ducati, guardate che bella ambasciata. Vi saluto così. Binomio perfetto. Ciao. Ciao.